Il comunicato che ha redatto l'Unione Sportiva Lecce ieri e che ha smentito di fatto l'amministrazione. Una faccenda divenuta di dominio nazionale che il consigliere comunale di maggioranza Pierpaolo Patti ha voluto approfondire, evidenziando che la scelta di non accordare i terreni richiesti all'Unione Sportiva Lecce non rappresenta una valutazione politica condivisa. Nella nota stampa di risposta dell'Unione Sportiva Lecce si parla proprio di terreni F35. Sì, dei terreni che pare privati, peraltro mi pare di capire, quindi non comunali, che avevano proprio la destinazione d'uso adatta per poter consentire la realizzazione di questo tipo di impianti. Quindi onestamente non comprendo, ma soprattutto mi ha lasciato molto perplesso l'intervista che ho ascoltato su una radio nazionale del presidente Saverio Sticchi Damiani, il quale parla di differenze di vedute con il comune di Lecce. Ora, fino a prova del contrario, le vedute e gli indirizzi politici li dà il Consiglio Comunale. È già altrettanto singolare che come consigliere di maggioranza io sia stato, diciamo, abbia appreso di questa vicenda perlomeno kafkiana da una intervista del Presidente, non dagli organi di governo che mi rappresentano. Questo mi ha lasciato particolarmente basito, ma non solo il non essere stato informato, anche e soprattutto aver scoperto che è stato dato un indirizzo politico che onestamente non condivido.